Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ho ascoltato con grande attenzione, come sempre, il professore. E purtroppo io la vedo un po' diversamente. Io vedo un paese aggredito, che si difende, che si continua a difendere dagli attacchi di un gangster. Lei sapeva di queste offerte di Putin? Lei sapeva di queste offerte di Putin? Professore, io ho delle offerte di un gangster che ha invaso un paese, francamente non credo. Io a queste offerte non credo. Non so come faccia lei a crederci, perché questo gangster è ancora il leader su Google, è ancora il leader di una delle cinque potenze. Comunque va bene, professore, guardi, mi faccia esprimere presso le ambasciate. Professore, guardi. Ho anche qualche Professore, mi perdoni, lei non ha ascoltato con molta attenzione, casomai ascoltiamo anche noi Roncone. Mi faccia concludere, tanto guardi, è un concetto semplicissimo, non è complesso come il suo, il mio è molto più informazione. No, ma il mio è molto più basico, guardi. Io penso che ci sia un paese che è stato invaso, c'è un aggressore, non si può chiedere a chi è stato aggredito. Allora non si fanno trattative. Professor Cardini, le posso chiedere una cortesia? Dato che lei è una persona molto cortese, io la conosco da molto tempo, facciamo fare dire a Roncone quello che vuole dire, anche se non è d'accordo, perché questo fa parte del dibattito. No, poi finisce Roncone e lei la farà rispondere. Se lei fa finire, mi viene un brutto sospetto sulla camicia nera che indossa oggi, quindi... glielo dico sinceramente. Non faccia il furbo. Se non mi fa finire, mi viene un brutto sospetto sulla camicia nera che ha sotto la giacca. Sono pieni. Perché adesso Putin è anche un fascista? No, lei la camicia nera, la sua camicia. Sulle camicie delle camicie di camicie nere, se non di camicie nere, mi viene un brutto sospetto. Allora, prima ha detto che sono 50 anni e non è più un militante di destra. Veda il suo psichiatra. Va bene. Dal pediatra al massimo, non lontano. Allora, io credo che abbiamo tutte le facoltà, essendo tutte persone intelligenti, di parlare avendo idee molto differenti con rispetto al reciproco. Quindi credo che a questo punto finisce Roncone quello che voleva dire. Poi, se il professor Cardino ritiene, risponderà.